Ed eccoci qua, più belli che mai. Chi conosce questo gioco, visto che probabilmente tutto questo materiale io lo farò uscire veramente molto dopo che l'avrò registrato, perché non ho il tempo di montare e bloccare il computer per il rendering. Comunque, chi conosce questo gioco saprà che questo costume richiede un certo numero di attività. Infatti, quelli che per voi sono sembrati istanti, per me sono state ore. Questo perché io ho la sindrome dell'open world e quindi se inizio a vedere cose da fare le faccio praticamente tutte. Ogni volta me ne pento, però. Esatto, già. Attivato tutte le torri, praticamente mi manca soltanto questo covo di Fisk, è l'unico che non ho fatto. Dopodiché ho fatto tutti gli edifici e ho raccolto tutti gli zaini. Sì. Sicuro, che bello. E finalmente abbiamo sbloccato questo bellissimo costume che ci rende ancora più sexy mentre parte la musica epica e possiamo finalmente andare al compleanno di Zia May. Siamo pronti. Guardate che belli che siamo. Telecamera. Ah, qui l'accetti della felpa. Siamo stupendi. Stupendi. Ah, perfetto. Ok, andiamo al feast. Bel nome, insomma. Che a quanto pare è dove sta Zia May. Io non so nulla di Spider-Man, quindi. Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Ah. Peter, hai un gran bel culo, ma la faccia. Gna gna gna. Allora, parla Ehi, hey Peter. con Martin Lee. Ok. Beh, Ehi, hey Peter. tipo. Tutto ok? Beh, passavo di qui. Beh, a parte lo schifo che c'è per terra. Che schifo, ma. Ehi, hey Pete, tua zia è una santa donna. E lo dici a me? Penso che sia tipo appunto un centro. Immaginavo anche dal discorso che era stato fatto, tipo un centro per senza tetto. I classici barboni, no? Ok. Quante belle cose. La cura nel fare le banane con le macchie, assurdo. E le vaschette del cibo sporche. Cioè, vabbè, fantastico. Ehi, hey Martin, scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Che carina che Sì, lei. certo. Ho degli scatoloni No, pesanti. no, no, non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Peter, sei nei guai forse? Ti servono No, soldi? no, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, 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 sto bene. Ah, tra l'altro mi Non hanno detto che se non preoccupare. Cosa? pago No, entro figurati. oggi mi Spero tolgono la ancora che tu e casa. MJ torniate insieme. Lei è È unica. Zia. vero. I vostri figli sarebbero bambini Mamma mia, che stupendi. ansia. Peter? Cosa c'è? Non deve farla girare. Puoi dirmelo? Vedi, in questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di Vabbè, tutto. poi ne A tanti parliamo, altri anni di eh? servizio. Oh, che carini. Il tipo al tavolo che stava mangiando. Mamma, ma mai una festa io ho ricevuto una fetta di torta così grossa comunque. Ti ringrazio molto per questa festa. Beh, Vorrei poter fare di più. zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Io continuo. Io vi chiedo Dovremmo scusa se mandare May a sono scambiare due parole con il perplessa, sindaco. ma No, questo devo lì. scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto.
il cattivo nel trailer, quello con tutti i, i cattivi, quello, quello, lui, quello tipo negativo, col, coi colori negativo, che tra l'altro ho sbloccato. Che figo, oddio, è bellissimo. Ho sbloccato il costume negativo. Ci ho pensato proprio perché, tipo, l'ultimo costume che sblocco, questo qua, no? E c'è il tipo costume negative. E c'è il tipo cattivo, che così non li conosco, i cattivi di Spider-Man. E, ed è lui. Forse gli somigliano. Ora sicuramente mi direte che sono razzista perché dico che gli orientali, gli asiatici sono tutti uguali. Ragazzi, vi giuro che, che mi sembra lui. Pure vestito fichetto, però vabbè, non lo so. Apri porta, ok. Non ditemelo comunque se è lui, perché vorrei rimanere pura, anche se quando uscirà questo video il gioco l'avrò già finito. Che belli che siamo. Però anche per chi appunto non lo conosce, queste belle calzette. Magari dite, no, non è lui, è, e dite il nome. Ah, siamo stupendi. Ok, ricchissimi 250 punti di esperienza. Un messaggio di Yuri. Ok, Yuri. È scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita. Che ridere. Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Tanti barattoli di Nutella, probabilmente. Ovviamente sono riuscita a imparare un pochino a muovermi meglio, perché detto questo ho fatto un fail incredibile, no? Dico, ho imparato un pochino a muovermi meglio per la mappa, quindi saremo un po' più veloci. E quindi no, appunto, quel tipo lì mi sembra, mi sembra un cattivo, però appunto io 8 l'ho riconosciuto subito. Sì, sono andato in laboratorio. Ma un po' più iconico, diciamo, dell'omino con i colori negativo, che sembra uscito da Watchmen. Significa molto per me. Oh. A volte mi sembra di non fare abbastanza. Non pensarlo nemmeno. Dopo aver perso i miei genitori e zio Ben, non so proprio dove sarei finito senza di te. Neanch'io ce l'avrei fatta da sola, Peter. Volevo solo che tu lo sapessi. Oh. Zio May, io non so cosa dire. Oh, che dolcini. Ma il signor Lee ha bisogno di me. Devo andare. A presto, tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, May. Purtroppo non è possibile regolare i livelli audio, sicché la musica, quando io mi muovo, sarà sempre sparatissima. Mi dispiace, ragazzi, ma farò dei test con le registrazioni, perché capisco che potrebbero non sentirsi i dialoghi, anche il motivo comunque per cui ho messo i sottotitoli, anche se lo sto giocando in italiano, perché è stato regolato un po' di merda e ho anche sbagliato strada perché mi sono distratta. Comunque, casa d'aste, di Kingpin. E no, dicevo, Octopus. Meglio un ingresso sul retro. Octopus lo riconosci facile, però. Ok. Siamo proprio vestiti da ladri, tra l'altro. Cioè, il dubbio effettivamente potrebbe esserci se lo combattiamo Octopus in questo, ma sinceramente non penso, visto che c'è la statuina dove c'è lui incavolato. Io non l'ho vista bene, però ho visto che era lui. Oh, che figo. Sto perdendo la pazienza. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui, l'avranno preso. Quelle maschere, chi sono questi tizi? Non si può prendere sul serio con quella faccia. Ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier, altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono la uccideranno. Devo agire in silenzio. Beh, potrebbero ucciderla a prescindere e cercarlo se lei non lo dice. Non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Soprattutto non muoverti come uno scarafaggio, perché fai veramente schifo. Non posso allertare gli altri. Premi tenuto a lui per mirare a terra. Capito? Verso il punto a terra. Ah, ok.
non mi stupisce particolarmente questa cosa, che è molto figa, perché l'ho fatta mille volte in questa, nel farming che ho fatto, quindi che schifo come si muove, orribile. Scarafaggino. Serve una tela dall'alto. Continua a dire che quest'uomo morirà qui perché non lo troverà nessuno. Farà una fine tremenda. Attento. Attento che? Dietro un nemico per fare... ok, questo è tutorialissimo. Ora sta buono. Va bene. Siamo silenziosissima. Io le posso rompere le teche. Arriva qualcuno. Qua giù mi vedranno. Capito. Non vedi niente? Demone, non vedo niente. Potresti provare a toglierti la maschera. Ok. Carina che c'è questa fase steltina. Però devo capire da che caspita di lato devo andare. Ok, ok. Non avevo visto che c'era un altro pirtugio. Non spazientirmi. C'è un'altra donna, ve l'assicuro. Devi avere lei. Ho preso punti esperienza così. Aiuto. Se qui c'è qualcuno, dov'è? Yo, premere tre misure. Ok. Se attaccati i bersagli con l'icona in pericolo, rivelano la tua presenza. Per attirare nemici, puoi attirare nemici lanciando ragnatele su oggetti e superfici circostanti in modo da creare un diversivo. Ah. Il fatto che ci sia questa inquadratura fichissima con noi conciati così è fantastico. Non lo so, Peter, se magari lo esamini siamo tutti contenti. Ok, grazie. Sono sicuro appartenga. Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo. Oh. Ehi, hey, Peter. Che cazzo ci fa qui? MJ, che cosa ci fai? Ecco, appunto. Quello che fai tu, lavoro. O almeno, ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robby non sa che sono qui. Ecco. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Oh no, oh no, le sezioni senza Spider-Man, no, belle scarpe, no però. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sulla sta di Fisk. Salve, Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no. Temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo. Mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che... a quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so, magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Oh, oh. Grazie. Craig... non importa, tutto ok. Cominciamo. Oh. Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando no, vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. Sì, d'accordo? Sì. Non posso dare i pugni io alle... vabbè, tutto molto figo. Armatura tatà. Scommetto che Fisk si vedeva così. Un grande uomo votato a compiere imprese straordinarie. Sì, in un'armatura un poco più grossa, probabilmente.
Guardiamo un pochino. Mamma mia, che inquietudine. Va bene. Capisco le ragioni di Peter, ma la faccenda degli eroi mascherati non mi è mai andata giù. Sembra quasi che un vero eroe debba sparire dietro alle sue azioni senza assumersi meriti o Perché responsabilità. è Se l'eroe fossi io, illegale quello sarei che stai orgogliosa delle mie azioni. facendo? Oddio, MJ, vabbè, senti, non mi va. Parliamo con la tipa. Sono Mi avvisi quando è pronta. pronta. Certamente. Sono pronta. Iniziamo dal pezzo forte. Un kakemonbaku unico nel suo genere. Magnifico. È un Mifune. Esatto. Il signor Fisk ha un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Mio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie Sì, nelle però pratiche MJ, gestite sei per proprio lui? antisgamo, eh. No. No, certo che no. Antisgamo, Non che io veramente. sappia. Faccio la foto a lei. Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da tè cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisk si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Il Io non soggetto sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo. Mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Ok, Si sono metta lì. stupida. È proprio sicura di non voler dire niente riguardo alle attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Cavoli. Aspetti qui. Cavoli. MJ, scappa. Cioè, perché... Non posso entrare ora, mi vedrebbe. Che devi fare, MJ? Un attimo. E non dovrebbe essere qui. No? Aspetta. Craig, ti richiamo dopo. Mia Magari leva cara, il flash. credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Grazie. Questa è una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Torno subito. Fanno una gara di simpatia comunque. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza privata. Jay, Se ho ragione vai. su quella statua. Riuscirà una storia sensazionale. C'era una storia sensazionale. Come Ok, ha non rimandato posso. l'appuntamento? Piano. Se non è la tua giornalista, allora chi è? Chissà, un'altra Chi giornalista. c'è nella mia casa d'aste? Oddio. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cavolo, è fuori di sé. Sì, ho Certo che è una capito. minaccia, Craig. Sì, Craig. No. Non mi vede. Bene. Non ti credo. Posto. Pete me ne aveva parlato. Fisk lo usava per nascondere le prove. Oh. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Ma come si fa? Molto figa.
Peccato che non posso usare. Forse ci sono altri indizi qui intorno. Peccato che non posso usare la macchina fotografica qua. Dietro di loro c'è il mio. Ma sembra diverso. Eh sì. Non mi fa mettere a fuoco. Sì, è diverso. Ha qualcosa in mano. Ok, ha il bastoncino, va bene. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Ok, quindi è un enorme action figure, fichissimo. Bocca chiusa, braccio sinistro abbassato e palmo destro rivolto in avanti. Forse questi pezzi si muovono. Sì, ma tu ti metti giustamente. No. Ti metti a toccare la bocca. Ok. Palmo destro e volto in avanti. Non posso. Fatti toccare. Così. Forse dovrei girare la testa. Ah, sì? Sì, grande. Ok. Ci sono quasi. E adesso devo mettere solo un pezzo. Questo. Mi esatto. Sembra di averle già viste. Sicuramente no. Quello, mi sa. No. Sì, mi sembra di averle già viste. Tu pure, MJ, sei peggio di me, eh? Dove lo... qual era? Fammi guardare bene. Ha qualcosa in mano. Sì, lo so, MJ. Ma cos'è? Forse non è... Non mi sembra questo, mi sembra decisamente questo. Proviamo. Perfetto. Era... dimensione non era esattamente quella giusta. E questo cosa? Respiro, respiro del diavolo. Ah, l'ho detto in contemporanea a me. Ma che? Ok. Signore, mi scusi. Non può. Ma l'ha visti i fucili. Dov'è la statua? È là dentro. Signore, mi scusi, lei col suo fucile. Ok. Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Sì, ma comunque, sei molto... Non so che siano gli fresca, uomini mascherati, non è successo ma niente. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. Uccidili. D'accordo. Tutti. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ha fatto pure l'uscita fica, capito? Cioè... Ma forse ha cambiato profumo. Ah, concentrati, Pete. Se profumo già il durello fortissimo. Certo. Devo togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Allora. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertili quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta.
Vi prego, non fatemi del male. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Meglio non far rumore. No, no, devo farlo il rumore. Vieni qua. Ma che dici? Vieni qua. Eccolo. Stupidino. Piccolo sciocchino. Ah, lo posso fare, ok. Un po' stupidino. Ci siamo. Il bimbo. Ok. Io direi di fare tipo... Nervi saldi, Pete. Non hanno sentito niente. A posto. Allora facciamo così. Non gliene frega nulla, oh. Calma e sangue freddo. No, no, okay. Wow, Fisk era un accumulatore seriale. Sì. Abbiamo così tante cose in comune io e Fisk. Fatti una dormita. Lasciami andare! MJ! Sì, vabbè, una cosa doveva fare la signora comunque, la signorina. Una! No. Perché si sono fermati? Corre, dove corre quello? Cazzottoni, vai! Cazzotti! Prendere ostaggi da vigliacchi, ragazzi! Cazzo ha nelle mani! Cazzo ha nelle mani? Perché le vostre mani brillano in quel appunto, modo? Okay. Siete fantasmi! Non ho mai combattuto un fantasma! Aspetta, aspetta! Il mio spider drone, cioè, vai spider drone. Ho affrontato vari spettri prima d'ora, ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono no, spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Ah, più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra... No, sono stata troppo brava. Esce un cazzato nero. Sembra... A parte l'esplosione incazzatissima, sembra uscito da un film di Kung Fu. Ok. Ah! Ok. Aia, 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 aia. Niente male. Ok. Però deve essere così comodo quell'avviamento. Sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Io l'avrei guardata anche dentro, però vabbè. C'è un simbolo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Ma hai detto di esserlo. Piacere. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui oggi. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Dio, la fascetta di Spider-Man. La fascia per la maschera. Per la maschera, cazzo ho detto, per la fotocamera è... quella di Spider-Man. I tessuti. Come se questi mesi non fossero esistiti. I tessuti sono bellissimi. I capelli fanno cagare. I capelli sono proprio brutti. Dai, che si rimettono assieme. Dai. Anche se effettivamente
fare zozzerie con Spider-Man deve essere pericolosissimo. Cioè, pia, sbaglia, ti paralizza per sempre, ti sfonda, ti spezza la schiena. Deve essere pericolosissimo. A parte, secondo me, vengono mille tumori diversi, un cavolo di mutante. Italiano. Non lo so, ma vado matto. Ristorante italiano. Hai ragione, le migliori in assoluto. Ristorante italiano, mangi le patatine allora, fritte, giustamente. Va, americani. Beh, visto il messaggio che mi ha inviato, pare già che Robby letto se la sia presa pizza la mia ultima bocca. E fra gli ingredienti ci sono ananas, ristorante italiano, pizza all'ananas. Ma appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati, che ne pensi? Beh, che siamo a New York, e tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che l'Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry e... Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Anche perché se fallisce chiamo Harry, qual è il problema? È più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Dai. Perché mi hai chiesto di uscire? Perché voglio fare sesso? No, no, sul serio, dai. Solo per una cena tra amici. Amici? Sì. È questo che siamo. Amici. Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. No. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma... forse è così negativo. Insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so, dei soldi, le chiavi, regali di Natale. Quanto è stupido. Ricordi perché ci siamo lasciati? Lo hai ignorato. Non ha neanche riso. Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. In realtà magari quelli erano solo dei bulli che volevano passare col verde al semaforo. Non c'è nessun problema. MJ, stai pagando per tutti e due? È bello vedervi di nuovo insieme. No. Siete sempre stati i miei preferiti. Oddio. Oddio, Stelly, non ci credo. Questa cosa. Non me l'aspettavo. Che figata. Vabbè, comunque, poteva anche restare a cena e non mollarla lì, ha pure pagato la cena. Mamma mia, disastro di ragazzo. Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schultz ci sia ricaccato. La mobilitazione. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Herman, Shocker, io non conosco nessuno. Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Più che altro hai mangiato delle tristi patatine fritte, praticamente mollando la tua ragazza perché hai sentito una sirena e poi pure, adesso stavi pure sfracellando. E l'hai pure fatto pagare. Otto! Peter, solo una domanda. Le attrezzature che hai costruito per il tuo amico non sono rimaste in laboratorio, vero? Per me non è un problema, ma se il comitato dovesse tornare... Non si preoccupi, Doc. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro. Ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Il buffone di James e il suo branco di pecore. Ma per favore, chi ambisce a compiere grandi imprese non può cedere di fronte all'arroganza. E mi riferisco anche a lui. Parole sante, Doc. A presto. Secondo me... l'Octavius non è che l'ha capito di più. Il tuo amico, sì. Ma. È carino che ti fanno comunque tutto il movimento che ti fanno fare. Ci sono queste telefonate di trama, quindi comunque non è mai una cosa noiosa. Poi comunque muoversi è divertente, è una cosa che non si può percepire dal gameplay, ma bisogna usare tasti, cioè non è una cosa automatica, un tasto da tenere premuto, devi decidere come muoverti, cosa fare. È divertente, è un gioco, è veramente un gioco muoversi, è una figata. Ok, siamo arrivati e ci sarà questo cattivone Disney
che ora veramente Disney, visto che Marvel è Disney, quindi un cattivo Disney. Ah beh. Ciao, Marvel. Sul serio? Esatto. Oh no. Ciao Herman, sul serio. Non mi prenderai mai. Questa l'ho già sentita. Non faresti che rallentarmi. Beh, gentile da parte tua. Io avrei detto... Oh, Peter, Peter, staccati, staccati dal cazzo di... Ok. A che ti servono i soldi? Che te ne importa? Esatto. In effetti niente, volevo solo fare conversazione. Basta chiacchiere. Ma immagina che meraviglia se riuscissimo a stabilire un legame emotivo. Aspetta, emotivo. Dimenticavo, tu non provi emozioni. Sei scritto troppo male, sarà tipo uno dei cattivi iniziali. Herman, questo gioco del silenzio non è divertente. Herman! Mamma mia. Che c'è? Rispondi solo se ti chiamo Shocker. Signor Shocker? Herman! Shocker! Ma smetti di distruggere tutto, per favore, grazie. Preso! Ora parliamo. Attento! Non so io! È zunderissimo! È zunderissimo! È zunderissimo! Non voglio parlare, lasciami stare! Herman, seriamente, perché sei tornato a rubare? La polizia ti sta addosso! Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido! Devi essere disperato! Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno! O per qualcuno! Puoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni! Scegli tu! Soprattutto, no? Come fanno a comunicare questo bordello? Questa è una linea privata personale. Peter, basta sfracellarti contro i cazzo di palazzi. Vai, fai il figo, fammi fare le cose cinematografiche. Ho detto che so giocare, adesso non fammi fare figure di merda. Via, via! Ah, mi sta pure attaccando. Infamissimo lui. Shocker! Herman! Amorillo mio! Tesoro! Waifu! Vieni! Peter! Peter, cazzo Peter! Mi sta seminando! Ho capito perché sei scemo! Dai! Peter, cazzo! Vai, vai, Peter, vai! Ce la facciamo, vite. Dai, 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 tac! Ah, non lo può fare, è contro di lui. Sai, Herman, hai meno personalità di un cavo di rame. Ma il tuo costume è spettacolare. Mi daresti i dettagli tecnici? Forse dopo. Ok, penso comunque che sia volutamente tipo un PG piattissimo, perché... Io gliel'avrei tolti i guanti comunque. Hai scoperto il suo movente? Ma soprattutto, perché sei su una camionetta mentre mi parli? In più, credo mi detesti. Non è l'unico, in effetti. Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero. Non è vero. Wow. È la cosa più carina che tu mi abbia mai detto. Bellini loro. Ho qualche attimo libero. Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera. O per salire di livello. MJ. Ciao MJ. È ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie. Stanotte hai fatto Valdoria con Shocker, vedo. Sì, ma... Sì, dille che hai... Grazie. Comunque, per la scena. Ancora per la... Come posso sdebitarmi? Ok, a posto. Hai ancora la maschera della galleria? Certo. In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, tienimi aggiornata. Ho l'impressione che ci sia... È quasi sì, l'ha già detto. Lee dovrebbe arrivare a breve. Ok. Potrei fare uno spuntino. Ah, sì? Cos'è successo?
Forse è partita la missione? Ok, non, era a 40 metri. Oh, oddio, bellissimo. Ok, quindi... Ah, quindi io pensavo che le missioni di trama avessero degli orari specifici. Invece sono arrivata troppo presto e c'è stato questo caricamento, penso. A quest'ora il signor Lee è nel suo ufficio. Map offline, bellissima. Cosa ho sbloccato? Cos'è Berserk? Oh, costume anti-elettro. Complimenti. Condensatori di recupero ad alta capacità che rettificano temporaneamente quanti folgorano nei nemici. Mentre io per ora sto usando l'abilità di braccia di ferro. Intanto non posso sbloccarlo. Gettoni di ricerca, niente, mi attacco. Come non detto, perché comunque sono qualche livello in più rispetto al normale, perché ovviamente di trama ho fatto tutte le missioni secondarie. Tipo, fammi passare. Tipo, levati un po'. Levati? Grazie. Mamma mia. Ok. Ok, le scale sono là. Questo è un vetro. Un po' sotto. E quindi andiamo a parlare con Lima. A questo punto, ma a me sembra il tipo del trailer. Magari, ripeto, non voglio fare gaffe terribili. Tipo, appunto, che uno gli somiglia. Ma sì, dai, ha pure la giacca. Serve aiuto? È il vestito di bianco e nero, dai, è lui. Mary Jane fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto. E siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non dove so l'hai trovata? Preciso. Perché, sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera... può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Ah, non lo so. Levati, Peter. Ma perché rischiare? Vabbè, è chiaramente quello là. Ma perché rischiare? Cioè, dai! Oh, ok, vabbè. Dai, per forza quello cattivo vestito... quei colori invertiti. Il simbolo nella maschera significa demone. Lì era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia non di lasciare. Sembrava terrorizzato. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Beh, direi che non potevo sperare di meglio. Vero che la tua ex ti sta usando per fare l'arrampicatrice della sua carriera e tu sei ancora cotto? Non è vero, è innamorata anche lei, però a vederla così, insomma, sembra un attimo che lei lo stia sfruttando tantissimo. Che belli che siamo. Cioè, che belli che siamo. Eroi, eroi, guardate, guardateli. Le lenti bellissime. Ah... siamo dei figli. Ho un momento libero prima di tornare da Doc. Posso dedicarmi ai doveri di spy di qui in città. Ok, io direi che 10% in più di danni da mischia, siamo ancora più forti. Va bene, direi a questo punto che ci vediamo in un prossimo video. Questo sta durando abbastanza e è successo un bel po' di roba comunque. Gli uccelli continuano a volare sincronizzatissimi, comunque in una maniera inquietante da morire. Sono chiaramente dei droni spionaggio. Ok, fantastico.
Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di lasciare un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link ai social sui quali seguirmi e a Ko-fi, una bellissima piattaforma attraverso cui è possibile offrirmi un cappuccino o più di uno e lasciarmi un messaggio privato o pubblico. La tua donazione può essere singola o a cadenza mensile e può essere effettuata tramite PayPal, carta di credito o prepagata. Inoltre, anche se opzionale, mi farebbe piacere che i campi di nome e commento fossero compilati, così da ricevere un feedback da parte di tutti quelli che supportano il mio lavoro. Ci tengo a precisare che qualsiasi supporto, anche solo verbale, è sempre benvenuto e apprezzato e non vi rende followers di serie A o B. Ci ho detto grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.